Thank you. Fedeli, telespettatori di salute e benessere, ben trovati nel nostro spazio dedicato allo star bene, alla salute psicofisica. Psicofisica appunto, perché oggi parliamo di psichiatria. Abbiamo invitato il professor Stefano Pallanti. Ben bene. trovato. Grazie. Professore all'Università della California, e all'Università di Firenze. Parliamo adesso di um, un disturbo un po', diciamo, confuso. Ne sappiamo molto poco e poi insomma, diciamo, non c'è molta informazione su questo. Parliamo di misofonia e tinnitus. Tinnitus so, so che è il nome scientifico del cosiddetto acufene Affenso. nel linguaggio comune. Sì. Parliamo, ecco, spieghiamo che cosa sono. Sì, sono due disturbi. La misofonia, diciamo, è un disturbo più raro eh, anche non facilissimo da descrivere, ma che diciamo, consiste in questo: ci sono delle persone che eh, alla percezione di suoni di origine umana, tipo eh, uno sbadiglio, il rumore di uno sbadiglio, della deglutizione, della masticazione o rumori diciamo, originati dal corpo dell'uomo, hanno una reazione emozionale fra l'ansia, panico, diciamo, e la rabbia e paura di perdere il controllo. Noi ne vediamo, diciamo, eh, attorno ai disturbi dell'ansia, ai disturbi dello spettro ossessivo, eh, con queste sensazioni che eh, poi rendono molto difficile la vita, perché chiaramente la vita sociale, diciamo, a chi non soffre di queste cose, non se ne accorge, perché è indifferente alla certo. percezione. Però... Eh, a chi ha questo tipo di, di, di percezione esagerata, diciamo perché siamo nell'ambito di questo tipo di, di disturbo, eh, la vita sociale è quasi, è quasi proibita. Il tinnitus invece, l'acufene, lo conosciamo meglio, anche qui si tratta di una percezione che eh, si modifica no? e il soggetto, delle volte in seguito a un trauma, delle, in seguito a un'infiammazione o a un problema vascolare, delle volte. Eh, senza nessuna particolare eh, origine che si possa rintracciare, comincia a avere quello che viene detto fischio all'orecchio. No? Sì. Oh, questo... In quali condizioni viene questo fischio alle orecchie? All ah, eh, questo viene, appunto, può essere la conseguenza di eh, specifici eventi oppure emergere diciamo così, quasi dal nulla, no? e eh, poi eh, piano piano, diciamo che cosa succede? Si organizza questo tipo di sensazione diventa sempre più pervasiva, no? occupa sempre più non soltanto lo spazio come dire, acustico no? uh -huh. della percezione, ma come in questo filmato abbastanza efficace, eh, occupa anche diciamo, lo spazio mentale e noi vediamo persone alle quali appunto questa modificata percezione eh, qui appunto si vede perché noi, la nostra corteccia cerebrale diciamo, capta diverse frequenze. Che cosa succede? A un certo momento in una di queste specifiche frequenze eh, lo stimolo arriva e diciamo, si, si stabilizza, si cronicizza anche senza la percezione, cioè eh, la corteccia continua ad essere attivata in assenza dello stimolo sonoro. No? Sì, sì, sì. E quindi questo poi eh, che cosa comporta? Comporta eh, un fastidio nei casi lievi ma eh, nei casi maggiori noi vediamo persone che arrivano dice io non riesco più a dormire, non riesco più a concentrarmi, niente, questo, eh, questo rumore eh, nell'orecchio no, mi rende impossibile la vita. Alcuni poi eh, sentono crescere questo rumore, ho presente il paziente che arriva e dice è come se sentissi delle, delle, delle esplosioni, ne, no, si passa dal sibilo fino a rumori estremamente pervasivi. E eh, naturalmente con... Ehm, perdita della capacità di ristoro, della capacità di concentrazione. Eh, per questo tipo di, di problema diciamo, non ci sono ad oggi eh, precise indicazioni sulla terapia farmacologica, ci sono alcuni centri, eh, soprattutto negli Stati Uniti, che si occupano esclusivamente di questo e, e personalizzando la terapia farmacologica, quindi non è possibile dare un'indicazione, bisognerà vedere la storia e poi gli altri aspetti associati a questo tipo di, di sensazione. Però appunto sono eh, certamente eh, interessanti le novità che arrivano dalla neuromodulazione e ci sono sia tecniche di modulazione acustica attraverso appunto per esempio un, un training dell'orecchio su frequenze sonore eh, in modo che eh, praticamente l'orecchio si abitui, si abitui diciamo, a una diversa eh, sonorizzazione. E l'altra che noi utilizziamo è la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, sì. che ci consente attraverso diciamo, un'applicazione nelle aree della corteccia eh, acustica di ridurre questa iperattivazione e appunto anche eh, di fare un training per eh, diciamo, aumentare la capacità di distrarsi, no? le due cose insieme. Da una parte aumento la mia capacità di distrazione, che è quella che hanno molti soggetti che hanno l'ACUFENE e non ne fanno una malattia così grave. No? Certo. Cioè, però però dall'altra anche agisce proprio sul, sul suono stesso attraverso una riduzione di questo tipo di iperattività. Quindi la neuromodulazione come una nuova prospettiva, le persone cominciano... A Capire, a trovare informazioni riguardo a questo e, e può diventare una cosa interessante. Naturalmente la soluzione per tutto in medicina difficilmente la certo. troviamo, però queste sono nuove soluzioni che meritano di essere applicate magari in specifiche situazioni. Diciamo quindi l'acufene, ovvero il tinnitus, non ha. Diciamo, indicazioni o comunque eh, eh, patologie psicologiche possiamo dire, mentre la misofonia sì, se ho ben capito. Sì, Schiariamo la questo... misofonia è certamente più un disturbo eh, dell'ambito diciamo, della psicopatologia, ecco. mentre l'acufene è un disturbo più diciamo, neurologico, al quale però delle volte si associano disturbi psicologici come, co come conseguenza. No, eh, in pratica il soggetto provato da questa situazione eh, magari emergono aspetti di, di, di vulnerabilità ansiosa, depressiva, ossessiva che magari non, non erano emersi prima. Invece nella misofonia no, quella ecco. reazione esagerata, abbiamo detto, a, a, alla percezione di rumori che hanno a che vedere con, con la fisiologia umana, eh, quello... Lì, solo della fisiologia umana? solo della fisiologia umana. Quindi non per altri... Rumori. Eh, altri rumori ma so, proprio c'è una specificità ecco in quel caso eh, il tipo di terapia è simile di più delle volte a quella che noi utilizziamo per i disturbi dello spettro ossessivo compulsivo quindi insomma una sintomatologia ansiosa potremmo dire la misofonia sì, ansiosa e di perdita del controllo insieme. Quindi sono i due, due elementi perché il soggetto si sente teso, ma ha anche paura di perdere il controllo. Chi soffre di questo, e magari non ne ha mai sentito parlare, perlomeno sì. sul, qui in Italia, si riconoscerà perché, appunto, eh, eh, magari infatti. è difficile configurarlo, ma per chi soffre di questa cosa, invece, immediatamente si riconoscerà. Ecco le terapie? Le terapie, appunto, dicevo, ci sono certamente terapie farmacologiche, però anche qui vanno individualizzate, no? cioè, la parola d'ordine oramai è individualizzare, cioè non c'è la terapia per il disturbo, ma bisogna trovare la cura per quella persona in quella fase del disturbo. Giusto. Perché poi ecco, e poi eh, la neuromodulazione, la seconda parola, cioè, eh, questo è un termine con il quale bisognerà familiarizzare, perché oggi stanno emergendo. Eh, sia eh, strumenti per il retraining acustico, sia strumenti per la modulazione dell'attività eh, esagerata della corteccia acustica mm -hmm. e che rappresentano appunto la, eh, le novità importanti, eh, efficaci in molti casi, per la cura di questi disturbi. È un nuovo settore, quello della neuromodulazione, che appunto utilizza eh, l'energia eh, magnetica per attivare o ridurre la, le attività della corteccia modulando la plasticità. Per queste condizioni cliniche, ovvero misofonia e tinnitus, ci sono dei fattori predisponenti e poi vorrei sapere per quanto riguarda il sesso se è rilevante uomini, la differenza tra eh, sesso maschile sì. e femminile. Ora, in questo caso devo dire che queste sono due patologie che probabilmente si presentano più nell'uomo che nella donna, ecco. mentre eh, generalmente gran parte no, delle patologie dello spettro ansioso Riguardano più la donna invece, in ah, questo, caso, eh, sì, in questo sì. caso, e quindi, eh, da, da questo punto di vista, diciamo, c'è probabilmente questo, questa prevalenza di, di genere. Eh, le, come si diceva, le cause eh, ci sono, evidentemente, diciamo c'è all'origine anche un, dei tratti di temperamento di personalità come ecco. spesso. Eh, noi troviamo quando eh, ci sono sì degli stimoli esterni, o degli stimoli anche in questo caso interni neurologici, però è la combinazione fra questi e certi tratti che produce il vero e proprio disturbo. Di questi aspetti. Beh, è stato molto esauriente, caro dottore, allora. Ci saranno molte domande, quindi si aspetti veramente di tornare Volentieri. a fare un'altra trasmissione magari proprio su questo argomento. La nostra mail, come sapete già, è info 7it il nostro numero di telefono 055-613174. E allora salute e benessere termina qui. Grazie professore di Grazie essere stato a voi. con noi. Arrivederci. E allora un abbraccio da salute e benessere e da me. Arrivederci al prossimo appuntamento.